sembra un turno avanzato. Questo è quello che i cittadini stanno vedendo in questi giorni, un panorama autunnale anticipato, perché i platani di Torino, ma di tutte le città, stanno perdendo le foglie. Questa visione delle foglie che sono ingiallite, quindi l'autunno prematuro. È la siccità che porta questi scoperti. I platani di Torino, ma di tutte le città, stanno perdendo le foglie in maniera anticipata, perché non siamo in autunno, ma direi anche anticipata rispetto agli anni passati. È solitamente una cosa che avveniva in estate inoltrata, quest'anno è iniziata con un mese d'anticipo, ma questo dipende dalla situazione climatica contestuale, quindi piogge scarsissime, temperature molto alte e la pianta va in stress e per difendersi abbandona le foglie. Siamo ridotti male. C'è una siccità preoccupante, perché io non ho mai visto la pellerina così, onestamente. No, autunno anticipato per via delle foglie gialle, che è tipico del periodo autunnale. Ma c'è stato tutto un periodo anticipato, perché ad esempio le more, la frutta è maturata tutta, ma tanto prima. Quando la pianta gli manca l'acqua, va in crisi, no? il suo sistema. Si nota tanto sui platani e sui viali, perché buona parte dei viali torinesi è composto da platani. È una caratteristica tipica di Torino che in qualche modo la contraddistingue. Sono piante molto robuste, molto resistenti, in natura vivono vicino all'acqua. In situazioni di stress prolungato come quello di quest'anno, anche gli alberi adulti, che dovrebbero essere autonomi, vanno in difficoltà. Li monitoreremo nei prossimi anni, anche perché gli effetti potranno essere prolungati. Poi, non lo so, qui vicino a Fiume un po' è un po' verde, ma vai nell'entroterra di là, sembra di essere nella savana africana, quindi. Io mi auguro che nel breve ci sia un po' di, che arriva un po' di pioggia, un po' di temporali per poter almeno... Ai cittadini possiamo dire che non è autunno, che non è ancora ora di fare il cambio di stagione, poi fa molto caldo, che purtroppo è una situazione anomala simile a quella degli anni passati e che è la manifestazione delle difficoltà che anche gli alberi stanno provando. Stiamo patendo noi per il caldo, stanno patendo anche gli alberi. Abbiamo bisogno che gli alberi siano sani, perché alberi sani vuol dire città sane e cittadini che stanno meglio. L'unica speranza è che sia solo un passaggio, che non diventi ciclico, no? Perché dovessimo essere ciclico, buonanotte ai cosa, siamo a vincere qua.